Ciao. Ci sono i Maneskin con Torna a casa alle 12.52 qui su Radio Z in diretta da Sanremo con me Chiara Lorenzutti e non sono da sola nemmeno adesso perché qui accanto a me c'è Briga. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, come stai? Oggi guarda, comincio ad accusare, devo dire la verità. Devo dire questa è un po' una giornata particolare per tutti perché ce lo stanno raccontando da questa mattina che subentra un po' di stanchezza come è giusto e naturale che sia. C'è un giusto calo della tensione ma c'è ancora quell'adrenalina poi per divertirsi questa sera visto che c'è una serata un po' particolare, quella dei duetti, no? Sì, poi oggi insomma noi abbiamo la possibilità di duettare io e Patti chiaramente certo. Con Giovanni Caccamo, abbiamo provato il brano parecchie volte, viene una cosa molto, molto elegante, molto di spessore, diciamo. Senti, come è funzionato poi anche l'impasto vocale tra voi? Perché siete in tre, ma due voci maschili e anche diverse, molto diverse sì, tra loro e una femminile voce femminile molto particolare. Esatto, comunque, come quella di Patti Pravo. Sì, diciamo che bisogna essere bravi per mettere insieme tre voci, speriamo stasera di riuscire a divertire la gente a casa e le persone che ci vengono a sentire qui all'Ariston. Chiaramente con Patti nulla si dà mai per scontato perché lei è sempre stata e sempre sarà un'artista all'avanguardia. Ma tu scherzi. Quindi poi guarda che fino adesso poi è successo di tutto prima delle nostre esibizioni. Sì, ad esempio? Beh, la prima volta che ci siamo esibiti io e Patti sì, è successo quando c'era il maestro che è andato a farsi un giro. Poi ieri c'è stato un siparietto con Ornella Vanoni, Ornella. Quindi io ogni volta che arrivo davanti al microfono devo sempre aspettare 3-4 minuti prima di cantare, ma non c'è problema, stiamo imparando a gestire anche questo. Bello, senti, ma come vi siete scelti per questo duetto? Perché insomma parlate di vita, il grande senso della vita, insomma con una canzone molto bella di grande respiro, ma voi come vi siete scelti? Guarda, non vorrei minimizzare sullo spessore e sul significato del brano, ma credo che Patti Pravo stesse cercando un bel manzo italiano con il quale condividere il brano, ha detto ah, guarda questo Briga, poi magari canta anche bene. Mi piace a buon occhio decisamente, quindi insomma fatti una di noi, fatelo dire assolutamente. Senti, ascoltiamo la vostra canzone, la versione che abbiamo conosciuto in questi giorni, Un po' come la vita, Patti Pravo e Briga. Patti Pravo insieme a Briga, Un po' come la vita, qui su Radio Z, ce la siamo goduta la vostra bella canzone, questa in versione insomma quella convenzionale, quella classica questa sera per quanto riguarda appunto il duetto con Giovanni Caccamo, insomma tutta un'altra storia. Ci piace anche pensare che appunto il festival poi percorra delle strade diverse, sì, soprattutto poi, in questa serata insieme qua a Patti ogni sera, anche se non è terzetto duetto, diamo sempre una versione diversa. Bella, l'hai sentita stamattina? Sì l'ho sentita. Tutto a posto? Tutto bene. Perfetto, quindi lei era preoccupata per me perché stasera sono uscito dopo tre sere che facevo il Monaco dentro l'hotel. Poi voleva sapere tutto, dove sapere sei andato. Era tutto bene, io ho detto Patti, sono sveglio, tutto a posto. Stai tranquilla. Ah, grande giornata oggi perché diciamo è uscito anche il tuo disco. È uscito il mio album oggi, Il rumore dei sogni, che è un album molto speciale per me perché è una collezione con doppio CD, 25 brani totali, 7 collaborazioni con alcuni tra i cantanti più importanti della musica italiana, come appunto Patti, Nicoletta, appunto, sì, Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Emma, Gigi D'Alessio, Grignani, eccetera, eccetera. Ci sono anche 9 brani registrati ai concerti, riproposti in chiave rock. Quindi c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto: la rivisitazione, il live, la collaborazione, le novità. Un sacco di roba nel rumore dei sogni. Senti, penso che sia un bel periodo per te, vero? È un bellissimo periodo. Poi non staccherò mai perché c'ho un giorno dove finisce il festival di recupero e poi partono gli in-store da Roma alla discoteca Laziale, poi abbiamo Napoli e Salerno, poi Bari. Fantastico. E Lecce. Adesso l'ultima moda è mettere le doppiette e quando fai firmacopia ne fai due nello stesso giorno in città vicina. Ma Briga ce la farà. Ce grazie la farò. Per essere stato con noi. Un grazie abbraccio a voi. Un abbraccio. Ciao ragazzi, grazie Briga, grazie mille.